Eccoci allo stand Sacchi con Simone Motta, vendor manager. Buongiorno Simone. Buongiorno. Allora, qui siamo nella zona, perché voi avete lo stand diviso in due parti, diciamola sì. Meglio. Qui parliamo di efficienza energetica. Assolutamente sì. Perché? Perché la fiera si riferisce a un pubblico che approccia il mondo della home building automation e dell'efficienza energetica, e noi reputiamo di essere un attore primario in questo settore, dato che riusciamo a offrire ai nostri clienti un'offerta a 360 gradi, quindi dalla parte di efficientamento energetico e per quanto riguarda la parte di home building automation. Bene, allora parliamo delle tue competenze e in particolare che cosa abbiamo da dire ai visitatori. Ma questo stand è uno stand che abbiamo portato anche al KE Energy, e il messaggio che noi vorremmo dare è che noi possiamo e siamo un partner a 360 gradi. Vuol dire che nell'ambito dell'efficientamento dell'edificio riusciamo a offrire tutti i prodotti che vanno dal fotovoltaico alle pompe di calore alla parte di distribuzione di corrente, e abbiamo un servizio di pre-vendita e di pre-vendita e post-vendita di eccellenza. Bene. Chi vi cerca, che cosa vi chiede? Ma ho visto tante persone questa mattina, fuori ho visto che c'è la coda, stamattina sono arrivato alle 8 e c'era tantissima gente. È chiaro che noi vogliamo, come dire, rafforzare il fatto di essere un attore primario nella filiera, però da quello che noi abbiamo potuto vedere questa mattina l'affluenza è notevole, e basta guardarsi in giro e le stand sono abbastanza pieni, e il nostro è pieno, più degli altri. E quindi voi qui oggi a chi vi viene a trovare dimostrate di poter dare un servizio a 360 gradi? Assolutamente sì, vogliamo sempre di essere di più un distributore di materiale elettrico che offre ai nostri clienti un'offerta a 360 gradi con i marchi top per quanto riguarda tutte le categorie di prodotto. Eccoci ora sempre allo stand Sacchi con Matteo Carrara. Che fai Matteo Carrara in Sacchi? Sono category manager per la parte di building automation, quindi seguo tutto il mercato della building automation, dalle serie civili agli impianti speciali. Bene, oggi sei in missione qui a Rho in fiera, perché che cosa ha da dire rispetto alle tue conoscenze la Sacchi? Ma intanto la strategia è la multicanalità, e quindi in mezzo ai mille canali di contatto con i nostri clienti, uno dei canali è anche quello delle fiere. Abbiamo un centinaio di tecnici a bordo, io mi occupo solo del gruppo della Building Automation, siamo 10 specialisti che ci occupiamo solo di Building Automation e di impianti speciali, quindi sicurezza. È un mercato che è sempre in costante evoluzione, chiaramente cambiano un po' i trend anche in questo mercato come in altri. Quest'anno parliamo in particolare di GPON, che è il nuovo sistema di cablaggio che impatterà sul mercato nei prossimi 4-5 anni tendenzialmente con la fibra ottica, così come parliamo di monitoraggio dei consumi, perché chiaramente un edificio green ha bisogno di monitorare attentamente i consumi. Abbiamo un reparto dedicato alle energie rinnovabili, al fotovoltaico, ma chiaramente è importante poi anche gestire l'energia in maniera corretta, quindi abbiamo qualche soluzione per poter gestire l'energia al meglio e rendere più green possibile i nostri edifici. Senti, perdona la curiosità, qui ci sono produttori e poi voi che siete distributori. Ecco, il visitatore rischia di andare in confusione o esce con le idee ancora più chiare da qui? Ma noi cerchiamo di raccontare la nostra visione del mercato, collaboriamo con la maggior parte dei fornitori, dei produttori che espongono qui, quindi non siamo in concorrenza ma siamo alleati per far crescere lo stesso mercato. Il nostro valore aggiunto è quello di poter dare delle soluzioni multibrand, di poter dare un servizio di assistenza pre-vendita e post-vendita attraverso i nostri specialisti sul mercato, sul territorio. Abbiamo specialisti su tutte le regioni su cui operiamo, e chiaramente avendo un portafoglio così ampio siamo in grado di dare soluzioni che magari il singolo produttore non è in grado di raggiungere. Avete visto nel nostro stand che graficamente partiamo dal traliccio dell'alta tensione fino ad arrivare all'ultima telecamera dei sistemi perimetrali di controllo del perimetro dell'edificio, piuttosto che all'ultimo comando, all'ultima presa. Quindi abbiamo un servizio a 360 gradi con specialisti in ogni singolo segmento di questo mercato. Senti, relativamente a questo settore, dove sta andando la Sacchi? Cioè che progetti avete che non avete portato oggi ma che state preparando per il futuro? La Sacchi è un'azienda molto ambiziosa, fa parte di un gruppo internazionale molto forte, quindi questa domanda è più indicata sicuramente per il nostro amministratore delegato, che conosci bene e che sicuramente anche per il 2024 alzerà la nostra asticella ancora un pezzo.